Bella a tutti ragazzi, da Mirko, bentornati su Gameplay Channel e su Farming Simulator 17. Allora amici, proseguiamo, visto che il primo gameplay vi è piaciuto davvero davvero tanto, la serie su Farming Simulator 17. Sono su questa schermata perché ho fatto andare avanti veloce il tempo e vedete che la season ci dice che è arrivata l'estate, i giorni diventeranno più lunghi e caldi per le colture e tempo di fienagione e di crescita. Quindi adesso vabbè, siamo di notte. Tra l'altro, c'era anche un tasto, ma non mi ricordo più qual è, per saltare la notte. Non mi ricordo, vabbè, noi comunque mandiamo avanti un attimo veloce il tempo. Facciamo così. Ok, ho messo anche la mod per praticamente mandare avanti veloce il tempo, perché con la season chiaramente devo far così, perché se no sono tempi morti molto spesso, perché chiaramente, come vedete adesso, siamo a inizio estate. Io tra l'altro, come vedete dai soldi e dal secondo trattore che ho qua, ho fatto una volata assurda per vendere la colza, perché c'era un'ottima offerta sulla soia, che tra l'altro c'è ancora adesso a 3.720, però ne ho solo 3.000 litri, quindi vabbè, non è che vale la pena adesso fare un altro giro. In realtà anche la colza però è un po' in ribasso, quindi aspetterei a venderla, per cui mando avanti veloce il tempo. Quando c'è qualche offerta chiaramente cerco di approfittarne. Vedete che adesso siamo all'una e 18 del pomeriggio, la temperatura sta salendo, siamo a 14 gradi, ma la temperatura purtroppo del terreno è ancora piuttosto bassina. Devo seminare la soia, però come vedete la soia mi richiede 10 gradi, quindi anche se sono nel periodo giusto, purtroppo non c'è ancora la temperatura giusta. Quindi se io la seminassi adesso la posso seminare, ma appunto non crescerebbe comunque, quindi dobbiamo far passare necessariamente un'altra giornata, ed ecco qua che adesso ci sono invece i 10 gradi. Quindi adesso vedete che possiamo seminare, per fortuna, perché poi ogni stagione, non è che tutte le stagioni sono uguali, quindi magari la temperatura si alza un po' randomicamente. Quindi in questa stagione, quindi inizio estate, per fortuna siamo arrivati ad avere 10 gradi proprio al pelo, perché tra un po' finiva il periodo di semina della soia, per cui direi assolutamente di darci da fare e di iniziare appunto a seminare la nostra soia. Tanto qualcuno mi ha consigliato di mettere anche come mod la More Realistic, che conosco, è una mod che praticamente cambia anche tutti i pesi dei trattori, diciamo dà uno stile di guida molto molto più realistico. Probabilmente sì, la metterò ragazzi, probabilmente la andrò a mettere. Mamma mia, sì, ma ce la fa il trattore qua a salire? Ah, insomma, non è che ce la faccia così tanto, in salita siamo a 8 km orari, però va bene. Apriamo anche la copertura della seminatrice, così vi faccio anche vedere, vedete, l'interno. Riusciamo a farlo vedere? Sì, più o meno, con i semi. Vedete tutti i nostri bei semi di soia. Ok, qua arriverà un bel raccolto di soia che appunto la pagano davvero parecchio bene, devo dire la verità. La pagano veramente veramente bene. Ok, alziamo, o c'ho paletto o c'ho qua al palo che tiro giù, palo della luce. Poi dovrò spostare quell'altro trattore, ma come detto ho fatto una volata proprio a prendere tutto quello che c'era e a vendere tutto quello che c'era, e mi ha fatto peraltro arrivare a quasi 70.000 euro, quindi no, non stiamo andando male. E questo campo qua non avrò bisogno di fertilizzarlo, perché la seminatrice che ho, vedete che dalle icone in basso a destra la riga azzurra, diciamo, indica il fertilizzante, perché questa è una seminatrice che oltre a seminare contemporaneamente va anche a fertilizzare il campo, quindi non avremo bisogno di passare nuovamente il fertilizzante. Nelle opzioni non ho messo la fertilizzazione 3 volte, perché c'è anche la possibilità di fare quello, ma come dicevo ragazzi, finché sono da solo devo un attimino cercare almeno di semplificarmi un po' la vita, perché come avete visto ragazzi la mappa è veramente molto molto grossa, di conseguenza insomma fare anche avanti e indietro tra i vari campi, se ogni campo per ogni singola cultura la devo anche fertilizzare 3 volte, diventa veramente veramente impossibile. Quindi sinceramente per il momento vado così. Allora facciamo una cosa, assumiamo un attimo l'operaio. Nel frattempo io vado su quest'altro trattore e lo sposto, perché sennò qua
alla fine romperà le balle, quindi mi conviene intanto spostare questo. E volevo anche vedere, intanto che l'operaio va avanti, un attimino se c'è qualche offerta. In realtà c'è una bella offerta sul mais, che sinceramente potrei anche andare a prendere. Tra l'altro, altra cosa fighissima della season che ancora non vi avevo detto è che dovremo anche preoccuparci di lavare spesso i nostri trattori, soprattutto quando dovremo andargli a fare la manutenzione, perché i trattori sporchi, diciamo, costeranno di più quando appunto dovremo andare a fargli la manutenzione. Quindi più i trattori sono puliti e meno andremo a pagare anche di manutenzione. Quindi anche questa è una cosa veramente veramente carina, perché anche la pulizia dei trattori è importante. Tra l'altro danno pioggia fino a giovedì praticamente. Dovremmo anche tener conto molto del fattore pioggia, proprio perché se danno pioggia ad esempio non potremmo fare la trebbiatura dei campi, e quindi bisognerà veramente fare attenzione a questa cosa. Volevo fare un po' di soldi perché, appunto, quando poi andremo a trebbiare i campi che ho seminato di orzo e frumento, ovviamente dovrò anche andare, come si dice, a noleggiare praticamente la macchina per fare il pellet, e questa, costa parecchio, sinceramente, per cui sto cercando di guadagnare il più possibile, di approfittare di tutte le offerte che ho per vendere tutto quello che ho, diciamo, già storato. Ecca, che è già calato. Ah, no, 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 ancora c'è. Ok, 1570, perfetto, perfetto. Quindi vediamo di ricaricare. Vediamo di caricare con il mais, vai. Non ho purtroppo un carrello tanto grande, dovrò anche comprare un cassone più grande, perché questo mi tiene solo 8500 litri. Sinceramente non è tanto. Devo andare, quindi lo facciamo di qua all'AgroLife. Ok, così abbiamo puntato sulla mappa, perfetto, che comunque è sempre lassù in cima, quindi ok, rifacciamo la strada che abbiamo fatto adesso all'andata. Metterò poi, magari man mano che andiamo avanti con la stagione, qualche mod che riguarda appunto i trattori. Ho visto dei trattori dei Landini, ci sono delle mod di alcuni trattori Landini che sono, mamma mia, uno spettacolo assurdo. Quindi sicuramente andrò a mettere anche qualche trattore. Guardate qua che scorci bellissimi che ha questa mappa. Questa mappa è veramente qualcosa di spettacolare, ragazzi, veramente veramente spettacolare. Oh, ci sono le strisce, Ocio, che tirano sotto i pedoni. Prego, prego. Ok, allora adesso devo andare a sinistra. Ok, quindi sì, qua la strada che abbiamo fatto all'andata. Pedoni felici mentre noi sgobbiamo e lavoriamo in fattoria. Mannaggia la miseria. Che vita dura quella del contadino. E vabbè. Intanto fate caso sempre, ragazzi, io magari mi scordo anche di dirvelo, ma fate caso sempre ai colori che diciamo la mappa prende ad ogni singola stagione. Li vedremo proprio cambiare, ragazzi, completamente. Oh, eccolo qua, il nostro operaio. Vai, zio, datti da fare. Vai, vai, che mi serve il campo, muoviti. Sarebbe anche il caso di fare un secondo viaggio, perché di mais ne ho un bel po' di default. Quindi converrebbe approfittare dell'offerta. Adesso vediamo se dopo la vendita l'offerta c'è ancora. Spero di sì, sinceramente. Ok, qua siamo al trigger di scarico. Allora, vediamo, l'offerta c'è ancora. Perfetto. Scarichiamo con la I, quindi tira via. Ok. Ed ecco che i soldi vanno su. Buono. E siamo arrivati a 80.000. Buono. Anzi, 82.000 per l'esattezza. Beh, ottimo, direi, mamma mia, una gran bella offerta. E però vedete, già è sceso la freccina verde, quindi mi sa che già tra un po' inizierà a scendere. Peccato perché abbiamo ancora, beh, però abbiamo solo più 2414 litri. Abbiamo un bel po' di girasoli, perché abbiamo 12.000 passalitri di girasoli, ma al momento il prezzo è in ribasso, quindi sinceramente aspetterei a vendere. Che non mi conviene, ragazzi, non mi conviene assolutamente vendere adesso. Aspettiamo che vada un po' più su. Comunque abbiamo fatto 13.352 euro di entrate dal raccolto, per cui, cavolo, ottimo così.
ma poi non so perché l'operaio mi si ferma prima. Sì, su sta mappa comunque fa dei giri un po' strani l'operaio. Vedete, parte da qua a seminare, mi lascia fuori tutto questo pezzo, vabbè, lo farò poi io. Per adesso facciamo così, no, tira giù, ok, vai avanti a seminare. E vado avanti io a seminare perché mi si ferma molto prima l'operaio. Vedete, anche qua sotto mi ha lasciato tutta questa parte qua, vedo di finirlo io. Perché si vede che sono campi, vabbè, essendo una mappa appunto moddata, probabilmente crea qualche... Si vede che gli operai non prendono tutto il campo e quindi da quel problema lì. Però vabbè, lo facciamo noi manualmente, quello che manca. Non è assolutamente un grande problema. Più che altro sono i semi che spero di riuscire a farmi bastare. E se no mi tocca per forza mettere l'operaio. Perché l'operaio non consuma semi, perché ve li compra man mano che li semina praticamente. Ok, vai che seminiamo un po' noi, almeno vediamo di farne un pochino, ragazzi. Poi metterò nuovamente l'operaio e magari andiamo un attimo a dare una controllata, anche perché se no non mi bastano i semi, quindi necessariamente devo mettere l'operaio. E poi andiamo semmai a dare una controllata ai campi che ho coltivato. Vediamo un attimino come stanno crescendo. Non siamo ancora nel periodo di raccolto, però intanto magari prepariamo già la mietitrebbia e vediamo un attimino come sta venendo fuori il tutto. Allora, direi con questo trattore magari direi di tornarmene un attimo in farm, così il trattore qua lo lasciamo già a disposizione col carrello poi della mietitrebbia, perché chiaramente avremo bisogno poi del carrellino per svuotare la mietitrebbia. Qua è dove si tengono, diciamo, le mucche, nella fattoria bis praticamente. Vedete che ha già tutti i vari capannoni, quindi qua potremmo poi metterci i vari attrezzi che ci serviranno per le mucche. Ottimo, ottimo. Perfetto, allora siamo arrivati praticamente alla nostra farm. Adesso qua andiamo a girare a sinistra alla stradina e siamo arrivati. E andiamo un attimino a dare un'occhiata ai campi, che sono curioso di vedere come stanno crescendo. Ci vorrà ancora un po' prima della trebbiatura a livello di stagioni, perché mi sembra che posso trebbiare forse a fine estate, credo. Adesso poi andremo a controllare. Ok, poi che ci siamo, la nostra bella fattoria, bella grossa, mamma mia che spettacolo. Sta fattoria qua, ragazzi, è veramente, veramente uno spettacolo assurdo. Ah, devo anche andare a controllare le nostre galline se hanno fatto qualche ovettino, ma sicuramente sì, perché ho mandato anche avanti veloce il tempo, quindi aspettate, fatemi spegnere il trattore che qua la benzina si paga. Allora andiamo un attimino a vedere il pollaio, qua le uova, come siamo messi. La madonna, ma avete fatto 8 miliardi di uova. Ok, ok, raccattiamo tutte le uova, che poi queste ovviamente ce le andremo anche a vendere. Chiudiamo, perfetto. Allora a questo punto andiamo con il Tratur. Vediamo di andare là vicino ai campi. Vediamo anche a che punto sono. Scusate galline, lo so, io vi passo sempre sopra, ma voi siete in mezzo alle giberne. Che devo fa? Ok, vabbè, dai, lampeggianti li spegniamo, tanto ormai siamo in fattoria. Perfetto. Allora. Sicuramente saranno... sì, vedete, stanno crescendo. Ecco qua, questo è il primo campo che ho seminato. Infatti vedete come sta crescendo bene. Ok, tra l'altro non dovrebbe essercene nessuno che ha bisogno di fertilizzante, se ho fatto tutto nella maniera corretta. Vedete, in fase di crescita abbiamo questi campi qua, il 91 e il 92. Fertilizzato, esatto, vedete questi, ah, abbiamo anche il 62, è vero, questi sono tutti fertilizzati, perfetto, e abbiamo orzo nel 91, abbiamo il frumento nel 92, che anche questo ci darà praticamente della paglia, abbiamo la colza nel 62, quindi avremo poi tre campi da trebbiare, però... Con la season, e si vedete a fine estate, possiamo iniziare a fare l'orzo e il frumento, in realtà. E anche la colza, e tutte e tre. Questo sarà un po' un problema, perché io al momento ho una sola mietitrebbia. E questo sarà un grosso problema.
sarà veramente un grosso problema. Io ho solo questa e dovrò trebbiare al volo tre campi. Mamma mia. E ci sarà un bel po' di lavoro da fare. Lì chiaramente non aumenterò mai il tempo quando arriverà il momento della trebbiatura, perché mi dovrò sparare tre campi alla velocità della luce per riuscire a farli tutti, sperando di farcela, ragazzi. Perché poi, come sapete, se non andiamo a raccogliere in tempo, il raccolto marcisce e lo buttiamo praticamente nella tazza del cesso. A parte quanto tempo per... no, vabbè, dai. Ho dalla fine estate, poi ho tutto l'autunno praticamente per fare il raccolto. Quindi sì, sicuramente riusciremo a farcela, sicuramente sì. Ma sarà indubbiamente un bel lavoraccio riuscire a farlo. Quello sì. Però dai, dovremmo comunque riuscire a farlo senza troppi problemi. Qua abbiamo la colza. Vedete la colza che sta pian piano crescendo. Ok, la mietitrebbia la lascio già parcheggiata qua, perché poi, come detto, tanto ci servirà. Qua il nostro operaio sta andando avanti a seminare la soia. Ottimo, io magari lo... sì, perché vedete che lui si ferma sempre, anzi lei in questo caso, si ferma sempre un po' prima. Probabilmente con questa mappa non riconosce proprio alla perfezione i campi. Però vabbè, non è un grande problema. Poi il pezzettino che manca vedo di finirlo io, insomma, non c'è assolutamente problema. Va bene, ragazzi, allora facciamo una cosa. Io direi che posso concludere qua questo secondo gameplay dedicato a Farming Simulator 17. Come avete visto, abbiamo iniziato la semina della soia. In questo modo, una volta completato il campo, e vabbè, vedrò di finirlo io off camera, avremo praticamente coltivato e quindi seminato tutti i campi di nostra proprietà. E a quel punto, quindi, nel prossimo gameplay ci andremo ad occupare appunto del raccolto, quindi iniziamo appunto a trebbiare tutti i vari campi. Abbiamo fatto anche una bella vendita di mais che ci ha fruttato un buon 13.000 euro, che insomma non è assolutamente, assolutamente male. Quindi dai, sono contento anche di aver approfittato e di essere riuscito ad approfittare di questa offerta che adesso è rimasta stazionaria, però non mi fido, perché sinceramente quando rimane così poi magari scende e mi ritrovo a fare viaggi inutili. E tutto il resto, al momento i prezzi sono piuttosto bassi, però vedete il pellet sempre, soprattutto quello di paglia, quanto cavolo ce lo pagano. Qua c'è un'offerta addirittura a 2.435 euro, che probabilmente prima era anche più alta, adesso sta scendendo. Però sta salendo l'AgroLife Straw a 2377. Vabbè, dai, insomma, offerte ne prenderemo un bel po'. Va bene, ragazzi, quindi che dire, io concludo qua questo gameplay. Mi raccomando, forza con i like, non ve li scordate, sono importantissimi. Condividete, commentate e ovviamente iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Detto questo, io vi saluto, noi ci rivediamo al prossimo gameplay. Ciao belli!